Sta per iniziare una nuovissima puntata di Impact Girl. La protagonista di questa puntata è niente meno che Francesca Cavallo, imprenditrice, regista teatrale e scrittrice, conosciutissima in quanto autrice del bestseller mondiale Storie della Buonanotte per bambine ribelli, che è stato tradotto ormai in 47 lingue e ha venduto oltre 1 milione di copie. In questa puntata, breve ma molto intensa, parleremo di mindset, di strategia, di raggiungimento degli obiettivi e molto molto altro. Quindi, bando alle ciance, tuffiamoci nel cuore di questa nuovissima puntata. Allora Francesca, lasciami innanzitutto dire che sono molto emozionata perché ti seguo da un sacco, seguo quello che fai, seguo chi sei, seguo le cause per cui ti batti con grande entusiasmo sulle piattaforme social, di cui ci saranno la sfilza di riferimenti sotto la nostra puntata, ma voglio partire con il chiederti qualcosa che secondo me molti si chiedono quando guardano i tuoi profili. Tu ti definisci una media entrepreneur, un'imprenditrice media, se dovessimo tradurla insomma letteralmente in italiano. Spiegaci che cos'è e come ci si diventa. Ma un'imprenditrice media è un'imprenditrice che lavora nel campo della comunicazione e che cerca, nel mio caso, che mi diciamo definisco un'imprenditrice / attivista media, che usa i mezzi di comunicazione per portare avanti delle battaglie, dei messaggi e per ricavarsi da vivere attraverso i mezzi di comunicazione. E in un certo senso possiamo dire che Storie della Buonanotte per bambini ribelli è stato un progetto che è un progetto che rientra, potrebbe essere proprio considerato l'esempio di un progetto di successo che rientra in questo obiettivo, cioè quello di utilizzare i media come mezzo per battersi per una causa. Giusto? Sì. Diciamo che Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli è arrivato all'interno di un mio percorso personale, che però illustra secondo me molto bene in quale modo ampio io intendo media, cioè a che cosa penso quando dico media entrepreneur, perché io prima di Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli ho creato un'azienda insieme alla mia ex socia Elena Favilli che si chiama Timbuktu, che faceva app per bambini. Prima di quello avevo fondato una compagnia teatrale e prima di quello avevo fondato un festival di teatro internazionale. Per cui diciamo che il modo in cui guardo i mezzi di comunicazione è molto molto più ad ampio spettro di quello che normalmente si definisce come media. E, Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli è arrivato diciamo al culmine di un percorso che è durato tanti anni, in cui ho avuto modo di testare alcune cose che avevo capito dell'ecosistema mediatico su vari paesi, sull'Italia, dove ovviamente sono cresciuta, dove ho vissuto fino a 26-27 anni, e poi sugli Stati Uniti, dove mi sono spostata nel 2012 con Timbuktu. Quindi hai cambiato spesso, mi sembra di capire, anche fronte di lavoro, per quanto poi rientrasse sempre nello stesso ambito più ampio, più macro. E ti sei mai sentita, da un punto di vista imprenditoriale, come se stessi disperdendo le tue energie? Hai mai avuto la sensazione, o ti sei mai detta, forse dovrei piuttosto concentrarmi su una cosa e fare solo quella, oppure no? Tutti i giorni mi sento questo disperdendo le mie energie. Credo che sia una condizione ineluttabile, perché la cosa che mi ha insegnato Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli è che purtroppo la sensazione di stare, ci si sta un po' disperdendo, finché non si trova una cosa che va a bomba e a un certo punto fa da traino a tutto il resto, è molto difficile dire mi concentro soltanto su una cosa, perché quando si ha una varietà di progetti e non si sa bene, perché questa è la natura di chi fa l'imprenditore, non si sa bene quale funzionerà, quale andrà poi a portare il fatturato alla fine dell'anno, è molto difficile avere focus, perché uno dice non posso mettere tutte le mie uova, non posso fare tutte le mie scommesse su un solo progetto, perché poi se quello non va in porto ovviamente uno si ritrova in difficoltà. Per cui non credo che bisogna colpevolizzarsi,
quando si fanno diverse scommesse su diversi progetti, ma bisogna avere poi l'intelligenza di capire quando ce n'è uno che fa da traino, di chiudere tutto il resto e di puntare tutto su quello che sta facendo da traino. Questo sì, però devo dire che è molto più facile farlo quando c'è un chiaro traino all'interno di un progetto imprenditoriale, perché finché questa cosa, almeno nella mia esperienza, non è avvenuta, è sempre stato molto difficile dire ok, ci concentriamo soltanto su questo. Sai qual è la mia sfida più grande a volte da questo punto di vista? Il fatto di chiedermi, ma non è che non sta avvenendo quella sorta di esplosione che desidero su tot fronti o anche su un fronte, perché mi sto dedicando a troppi fronti? Come fai a capire se il traino non sta accadendo perché stai disperdendo le tue energie o se non sta accadendo perché effettivamente è solo una questione di tempo? Questa tra l'altro è una delle domande che arrivano più spesso da chi ci segue. Io credo che il discrimine sia unicamente il fatto che le cose, qualsiasi cosa uno faccia, devono essere fatte bene. Se uno sta facendo tante cose male, quello è un segnale che non c'è qualcosa che non va, che uno si sta, diciamo, illudendo di essere in movimento e sta agendo più per horror vacui che non per necessità di dover mettere al mondo delle cose. Allora credo che più che altro io lo guarderei in questi termini, che le cose che si fanno possono essere tante, si possono fare tante scommesse, però quelle che si fanno devono essere fatte bene, devono essere fatte a un livello che ci dà soddisfazione e che ci fa sentire che quello che stiamo facendo è fatto in un modo che dice qualcosa di noi e del modo in cui a noi piace lavorare. Perché quando invece si fanno troppe cose e ci si lamenta del fatto che non si riesce a fare niente bene, e che allora quello è il segnale che bisogna cambiare strada, perché nel momento in cui uno fa l'imprenditore, la cosa principale che sta rivendicando è di lavorare secondo i suoi termini, ovviamente nella misura in cui la realtà lo consente, però quello che si fa all'interno dei tuoi termini ti deve dare soddisfazione e deve essere a un livello di qualità che ti fa sentire orgoglioso del tuo lavoro, anche se poi non incontra magari, cioè può essere che non incontri il favore del pubblico, perché questo è, diciamo, c'è una grande dimensione anche legata alla fortuna, ovviamente, al momento, però se le cose non vengono fatte con cura e se non si fanno bene, si impara anche poco, cioè ci si frustra e basta, e questo, da questo bisogna proteggersi, perché comunque il più possibile bisogna difendersi dalla necessità di trovare soddisfazione per il proprio lavoro nel riconoscimento che viene dagli altri. Perché finché uno rincorre questa sensazione e dice adesso mi fa schifo quello che sto facendo, ma avrà un senso se un domani avrò successo di pubblico, allora lì, quello è un segnale molto forte che si sta lavorando in modo sbagliato. Perché io sono, diciamo, una delle ragioni per le quali io sono riuscita a resistere così a lungo nel percorso di costruzione del valore di Timbuktu per arrivare poi a Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli, che io avevo pubblicato 6 libri prima di Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli e quasi 12 app, per cui diciamo è arrivato il 19° prodotto, è stata una cosa che è arrivata diciamo ad avere quel successo lì, ma il motivo per cui sono riuscita ad arrivare a quel punto è stato che io ho provato un'enorme soddisfazione in tutte le cose che ho fatto in mezzo, anche quando non hanno incontrato il successo di pubblico che io desideravo, perché ho fatto delle cose con cura, ho fatto delle cose in cui credevo e ho imparato, sentivo che mi stavo arricchendo nel corso dell'esperienza, per cui il successo, diciamo, è stato una ciliegina su una torta, ma la torta me la stavo godendo da tempo. Bellissimo, bellissima prospettiva e un sacco di spunti pratici praticamente in un'unica non in un'unica frase, ma insomma in poche frasi. A proposito di qualità del lavoro, com'è che si lanciano 3 delle campagne di crowdfunding di maggior successo nella storia dell'editoria? C'è un sacco di lavoro di preparazione da fare, c'è un sacco di studio, io ho passato innumerevoli ore su Kickstarter a studiare tutte le campagne che avevano funzionato di più e tutte quelle che non avevano funzionato, cercando di capire quale fosse il comune denominatore
di quelle che avevano funzionato, come erano strutturati i rewards delle campagne. Mi dispiace che uso molte parole in inglese, però è una cosa della quale che ho imparato in inglese e quindi mi è difficile tradurre al volo in italiano. Quindi come erano strutturati i rewards, come era fatto il video, qual era l'arcata narrativa dei video che funzionavano. Ho guardato tanti video di campagne anche che non funzionavano per capire dove mi annoiavo, che cosa trovavo inefficace io come sostenitrice potenziale di quella campagna. E poi sulla base di quello ho seguito, abbiamo fatto un grosso lavoro con Elena di costruzione di un pubblico prima del lancio della campagna, perché avevamo lanciato questa newsletter che si chiamava Good Night Stories for Rebel Girls, nella quale davamo ogni due settimane una storia legata a un personaggio del quale femminile, del quale i genitori potessero parlare ai loro figli a tavola, insomma, la sera. E con la costruzione del pubblico di questa newsletter ci eravamo preparati, diciamo, un terreno fertile che fosse pronto a, che aveva manifestato un'esigenza e che fosse pronto a comprare il libro non appena la campagna fosse stata pubblicata. Per cui c'è stata un'attenta costruzione che è stata di mesi precedente al lancio della campagna. Questo è un errore che moltissimi fanno. Poi ovviamente tante persone mi vengono a chiedere consiglio quando lanciano le campagne di Kickstarter, e molto spesso lo fanno tipo il giorno dopo, due giorni dopo averla lanciata. Perché diciamo che per molte persone c'è questa idea, che è completamente sbagliata, che la campagna si metta in piedi un po' nel modo più velocemente, cioè più velocemente possibile, e poi ci si occupi di come far arrivare le persone per farti dare i soldi dopo che l'hai lanciata. E non c'è niente di più sbagliato, perché il 90% del lavoro, veramente il 90%, va fatto prima del lancio. Per darvi un'idea, nello script del video della prima campagna di Kickstarter ci sono state 10 iterazioni dello script. Poi io ho iniziato a montare, a fare dei montaggi molto, diciamo, anche registrandomi io che parlavo al computer per vedere se tornava l'arcata del video. E poi a mano abbiamo invece registrato le immagini vere. Quindi sia scrittura, diciamo, in uno script vero, che poi scrittura video, che poi piano piano è arrivata a una solidificazione del video finale, del quale però l'altro errore che molto spesso la gente fa è che investe un sacco di soldi nel prendere un videomaker che ti venga a fare le immagini fighe, mentre sia il video 1 che il video 2 delle campagne di Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli, che hanno raccolto rispettivamente quasi 700.000 e quasi $900.000, sono stati girati con un iPhone e montati con iMovie da me. Quindi questa è un'altra cosa. Cioè, se avete 10 euro da spendere sul video, spendetene 9 sullo script e 1 sul video. Perché è molto molto importante avere molto chiaro il messaggio, più che avere delle immagini particolarmente fighe. Quindi diciamo, ci sono tutta una serie di cose per le quali, concentrandosi sulla sostanza, e quindi l'altro errore che molto spesso la gente fa è di pensare che Kickstarter o i siti di crowdfunding siano dei siti tipo di beneficenza. Per cui se io ti convinco di quanto è importante per me fare questo progetto, allora tu di sicuro mi darai dei soldi. E non funziona così. La gente sui siti di crowdfunding decide di sostenere le campagne perché dicono qualcosa di loro, non perché dicono qualcosa di te, creatore. Per cui nel sostenere una campagna bisogna tenere presente qual è la motivazione della persona che la sosterrà. Cioè, sostenere questa campagna dirà qualcosa di me sostenitore come persona? Per questo non tutti i progetti vanno bene per Kickstarter. Ci sono dei progetti che magari poi diventeranno straordinari, però non incontrano quel incrocio di fattori che vanno bene per Kickstarter o per Indiegogo o
o altre piattaforme di crowdfunding. Per cui c'è da fare un'analisi molto onesta se abbiamo, non tutti i progetti vanno bene, per cui, e questo non è un indicatore della qualità del progetto, è solo un indicatore della strada da scegliere per fare fundraising per quel progetto in particolare. Quindi se il nostro progetto incontra una serie di fattori, tra i quali per esempio la novità, la rilevanza rispetto al ciclo di news di quel momento, il tipo, per esempio i libri, sono particolarmente difficili da promuovere su Kickstarter, perché è molto difficile raccontare un libro. Un libro come Good Night Stories for Rebel Girls funzionava perché era una formula molto chiara. Non c'era una storia di un romanzo, per esempio, da raccontare. Non c'era una storia anche di un libro illustrato da raccontare. Era una formula molto molto chiara, con una missione definita, con un uso che la Kickstarter, non dimentichiamo che è una piattaforma tecnologica, per cui il tipo di utenti che sono su Kickstarter sono abituati a ragionare sui prodotti che vedono in termini di utilità. Storia della buonanotte per bambini ribelli aveva un'utilità, cioè era un libro da leggere la sera quando mettevi a letto i tuoi bambini, che dava a te la possibilità di crescere nell'epoca di Trump delle bambine che in qualche modo fossero protette dalla storia di queste donne nei loro sogni quando andavano a dormire. Questa è una value proposition chiarissima e fortissima per il genitore, che non dice nulla della mia necessità di Francesca Cavallo di creare questo libro, e dice tutto della tua necessità di sostenitore di avere questo libro in casa tua. Questo è stato uno, cioè un passaggio, diciamo, nella comunicazione del progetto molto 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 importante, che molti artisti spesso non sono disposti a fare perché si sentono diminuiti come artisti se mettono da parte il proprio ego. Nella mia visione del mondo, io mi sento, diciamo, sminuita come artista se le persone non vedono le cose che creo. Per cui tutto quello che posso fare, anche se significa mettere da parte il mio nome, diciamo, pur di far arrivare nelle case delle persone quello che scrivo e quello che creo, è più importante. Per cui questo mi aiuta a ragionare sulle cose che creo dal punto di vista di chi poi le fruirà. Quali sono le difficoltà più importanti che vi siete trovate a superare, soprattutto una volta che il libro era finito, le campagne sono andate come sono andate? A quel punto ci sono degli ostacoli che avete comunque dovuto superare nonostante aveste già raggiunto un buonissimo riscontro? Ma ci sono stati tanti ostacoli, a partire dall'inizio, cioè con l'esplosione della prima campagna. Tieni presente che noi avevamo concluso la prima campagna a maggio, il libro non era ancora stato scritto né ancora stato illustrato, c'erano soltanto 4-5 illustrazioni che avevamo utilizzato per la campagna e il mock-up del progetto grafico e la copertina. Questo era tutto ciò che c'era. Noi non avevamo mai pubblicato un libro prima, quindi la filiera di come si pubblica un libro non c'era minimamente chiara, né avevamo mai fatto prima delivery di oggetti fisici alle persone, per cui non avevamo una rete logistica che ci sostenesse. Con l'esplosione della prima campagna di crowdfunding ci fu un profluvio di offerte da parte di grossissimi editori, tra i quali uno dei più grossi degli Stati Uniti, che ci offrì un anticipo di $1 milione per comprare i diritti del libro. E noi dicemmo di no. Diciamo di no perché pensammo, questa è l'occasione che noi abbiamo cercato di costruire un'azienda nostra che riflettesse i valori nei quali crediamo. E quindi però scommettemmo su questa cosa, che chiunque ci avrebbe detto che era folle, di dire ok, noi scriveremo questo libro, troveremo uno stampatore e metteremo in piedi una rete logistica che entro novembre ci consentirà di spedirlo a 13.000 persone sparse in 75 paesi e di farglielo arrivare in tempo per Natale. E in realtà, cioè, è stato un lavoro contro il tempo nel quale abbiamo sbagliato veramente poche cose, devo dire. Riconosco adesso a vederlo col senno di poi, perché poi ovviamente nel mentre ero così impegnata ad andare come un treno che non avevo neanche il tempo di pensare quanto fosse folle quello che stavamo facendo, al di là della visione artistica del progetto, e quindi che ovviamente
è stata la cosa che poi lo ha fatto apprezzare così tanto nelle case, perché il fatto che i genitori scrivessero "lo devo leggere per conto mio prima di leggerlo a mia figlia perché mi commuovo", era ovviamente, segnava un punto, ha segnato un punto di svolta, no? si è riuscito ad insinuare nel cuore delle persone, e questa è una grande fonte di orgoglio per me. Però c'è stata anche una enorme intelligenza da un punto di vista organizzativo per mettere in piedi da zero, perché noi eravamo due persone che lavoravano dalla cucina di un appartamento con una stanza da letto a Venice Beach, e da lì abbiamo messo in piedi una rete che è riuscita a far arrivare il libro in tutte le case, e poi a passare da una prima stampa di 60.000 copie, che comunque per un editore inesistente è praticamente senza precedenti, ad arrivare 3 anni e mezzo dopo con 4 milioni e mezzo di copie vendute e traduzioni in quasi 50 lingue. So che forse ti chiedo troppo se ti chiedo una formula che non esiste, perché se esistesse sarebbe facile per tutti da replicare, ma ci sono dei, non lo so, 2 o 3 step chiave in questo ecosistema, nella creazione di questo ecosistema che siete riuscite a sviluppare, che individueresti come milestones, come pietre miliari verso poi il risultato che siete riusciti a raggiungere? Ma guarda, per me la scoperta, diciamo, del concetto di reverse engineering è stata fondamentale, cioè il fatto di prendere un risultato e di dire ok, come faccio a disegnare a ritroso il processo per arrivare a quel risultato? Questo concetto, al quale sono stata esposta durante il periodo a 500 Startups all'inizio di Timbuktu, per me è stato proprio una svolta, perché mi ha fatto capire quanto molto spesso uno dice vagamente nella testa "voglio arrivare a questo risultato" e poi però si perde una serie di passaggi per arrivarci. E invece di dire, per esempio, non lo so, "voglio vendere 1.000 copie del mio libro", ok, questo vuol dire che ipotizzando un conversion rate realistico del 3%, devo arrivare a far entrare in libreria o, non lo so, a portare sulla mia landing page, quant'è, fate voi la matematica, per vendere 1.000 cose con un 3%, ora al volo non... però... cioè, di dire ok, ho bisogno di far entrare questo, non lo so, 100.000 persone sul mio sito. Per arrivare a far arrivare 100.000 persone sul mio sito vuol dire che devo avere questa copertura stampa. Allora uno si rende conto, chiaro, è realistico quell'obiettivo? Riesco a mettere giù questa potenza? Come ci posso arrivare? Quali sono i modi in cui posso disegnare questo percorso? Questo concetto, cioè di pensare nello specifico agli step che ti separano da un risultato e di capire come arrivarci, sblocca una serie di, cioè un modo di pensare che non è wishful thinking, non è "mi piacerebbe che succedesse questo", ma è "come posso fare a disegnare un processo in modo che sia il più realistico possibile che succeda questa cosa". Questa è la chiave, diciamo, perché altrimenti troppo spesso uno dice "vabbè, io spero in cuor mio che succeda questa cosa" e faccio un po' le cose che mi vengono, e però questo lascia troppo un campo troppo aperto al caso, alla fortuna. Invece uno, riconoscendo che la fortuna comunque ha sempre un ruolo, deve cercare di ridurre le occasioni in cui questa cosa può andare storta, anche perché ragionando in questo modo si impara di più, perché uno dice ok, ho fatto questa cosa e mi ha portato, invece che il risultato Y, mi ha portato il risultato X. Che cosa vuol dire? E quindi anche senza accorgertene impari e progredisci da un punto di vista professionale. Invece se uno semplicemente immagina delle cose e poi vede se, cioè, non fai sostanzialmente dei test, no? Non ti crei un percorso strutturato, è molto difficile imparare sostanzialmente anche dai propri errori, perché è difficile capire che cosa è un errore e cosa non lo è.
C'è una cosa che proprio alla luce di quelli che di questo processo che poi hai portato avanti nel momento in cui hai sviluppato avete sviluppato il progetto e alla luce di una analisi retroattiva che immagino avrete fatto nel momento in cui vi siete voltati indietro, avete visto che cosa era successo, c'è una cosa che fareste diversamente dovendo ricominciare da zero per quanto riguarda il libro per le bambine ovviamente, quindi quel progetto specifico? Ma sì, ci sono tante cose che fare diversamente, alcune importanti da un punto di vista di alcune cose da un punto di vista legale, per esempio, strutturerei in un modo diverso. Il fatto è che se tu pensi che sono passati soltanto 3 anni e che io, cioè tutto sommato, per me l'ultimo anno è stato fuori da Timbuktu perché a dicembre si è interrotta la collaborazione con Timbuktu. E quindi di fatto tutto questo è successo in 2 anni. Noi siamo passati da 2 a 26 persone, dalla nostra cucina a Venice Beach ad avere uffici a Los Angeles, New York e Londra. Uno deve accettare, ed è difficile questa cosa perché io poi sono abbastanza perfezionista, deve accettare che ci sono delle cose che ti perdi. E ce ne sono tante che non mi sono persa per strada, però ce ne sono anche alcune che ti perdi quando sei beccato in un vortice di questo tipo. Ovviamente sono impari per la prossima volta, non è che uno può fare tutto giusto, anche su questo bisogna darsi pace, soprattutto noi donne che poi siamo tentate di dire ah vedi questo è il motivo per cui io non sono fatta per questa cosa, cerchiamo conferme, esatto, cerchiamo conferme di una cosa che la società cerca di inculcarci, del fatto che comunque prima di tutto anche se ci è andata bene soprattutto per fortuna e non per altro, e poi che appena ci va una cosa un pochino male o tanto male lo prendiamo come un segno che vedi a chi vuoi prendere in giro. Invece niente, cioè questo è il percorso, è normale che sia così, uno si perde alcuni pezzi, alcuni sono importanti, alcuni sono, non hanno alcuna conseguenza, e vai avanti, che devi fare? Impari e quindi, cerchi di fare meglio la prossima volta. Io mi sono tirata giù un po' di keyword, lo faccio sempre in queste chiacchierate che potrebbero in qualche modo riassumere a grandi linee, poi ovviamente tu le hai espresse in maniera molto specifica, le key lessons di questa nostra chiacchierata insieme. Allora, sicuramente ci vuole preparazione, quindi l'effetto winging it, quindi l'improvvisazione senza un minimo di preparazione non è assolutamente consigliabile, anche perché poi è quello che ci porta molto probabilmente a non valutare attentamente il processo di cui parlavi di reverse engineering per andare a capire quali sono le tappe per raggiungere il nostro obiettivo, e nel momento in cui siamo in balia degli eventi è un attimo scoraggiarci pensando appunto che siamo sfortunate o che non ce la possiamo fare. Hai parlato anche di pazienza e di come appunto il tuo overnight success sia in realtà un successo che tu hai coltivato e che non solo non era garantito, cosa che hai sottolineato, sottolineando anche che è importante distaccarci da quello che poi è il modo in cui gli altri potrebbero accogliere quello che facciamo, ma sottolineando anche che nel momento in cui quel tipo di successo legato a un numero di copie vendute, legato a una certa notorietà che vogliamo il nostro progetto abbia, non può disconnettersi completamente da un percorso che a volte è una lunga gavetta, anzi molto spesso è una lunga gavetta. Hai parlato anche di focus unito a coerenza, quindi non necessariamente impazzire su una sola cosa e rischiare il tutto e per tutto su quella, ma allo stesso tempo riuscire a diluire le nostre energie senza disperderle, riducendo poi inevitabilmente la qualità di quello che facciamo. E poi hai parlato di eccellenza, però con l'accettazione del fatto che qualche errore si fa sempre e che col senno di poi l'importante è capire quali sono stati questi errori e imparare da loro. Parlaci, per concludere questa nostra chiacchierata insieme, della cosa più importante che stai portando avanti adesso, e cioè Elfi al quinto piano, che immagino sia la cosa più importante, o una delle cose più importanti. Sì, sì, è il primo progetto della mia nuova società, Elfi al quinto piano. La mia nuova società si chiama Undercats, come Underdogs ma con i gatti, e con Undercats voglio sviluppare, il progetto è di sviluppare properties originali che abbiano una forte traducibilità in TV o cinema.
Quindi mi piacerebbe molto, diciamo, io sono partita come regista teatrale nella mia carriera, poi mi sono trasformata in imprenditrice tech, poi sono tornata alla scrittura con Bambine Ribelli e adesso vorrei, diciamo, un po' chiudere il cerchio e unire la mia passione dei libri alla mia passione per la scrittura drammaturgica e per il cinema e la televisione. Quindi Elfi al quinto piano è un blockbuster di Natale, fatto libro per il momento, che ho deciso anche come omaggio sentimentale all'Italia e all'accoglienza straordinaria che hanno trovato in Italia i miei progetti da sempre sostanzialmente. Quindi ho deciso di fare un'operazione inversa a quella di Bambini Ribelli e di lanciarlo in anteprima mondiale in Italia e poi l'anno prossimo invece sarà rilasciato nel resto del mondo. Ed è una fiaba di Natale che ha, come tema quello della leadership morale dei bambini, che è un tema molto nuovo, un fenomeno che sarebbe stato impensabile fino a 2 o 3 anni fa, perché se qualcuno ci avesse detto 3 anni fa, guarda, parlerà questa ragazzina e influenzerà l'agenda di governi in tutto il mondo e il dibattito pubblico di diversi paesi, ma io credo che molti di noi si sarebbero guardati dicendo ma non ci metterei la mano sul fuoco. Invece questo è successo e succede sempre di più che i bambini rivendichino una centralità nel dibattito pubblico di quello che deve succedere, no, nei nostri paesi e di che cosa, quali sono i parametri di una civiltà. E la stessa cosa succede in questa avventura di Natale, nella quale i bambini che vivono in questa città apparentemente perfetta, che si chiama la città di R, nella quale convivono persone di ogni razza, di ogni orientamento sessuale, famiglie di tutti i tipi, però per questi adulti, per proteggere la perfezione della vita che hanno costruito, hanno deciso che in questa città non deve succedere mai niente di brutto. E per non far succedere mai niente di brutto, però fanno in modo che in questa città non succeda mai niente, punto. Per non far succedere mai niente si sono dati questa regola che mai e poi mai bisogna parlare con gli estranei. Perché tutte le volte che tu parli con un estraneo succede qualcosa di inaspettato e quindi può essere buono, può essere brutto. Ma i bambini si ribellano a questa cultura della diffidenza, fondano un canale radio clandestino. E poi, non voglio rivelarvi troppo della storia perché è proprio un'avventura molto divertente, per cui si trasferisce questa famiglia nuova, che è formata da 2 mamme e 3 bambini, e nella città di R. I bambini chiedono in regalo questa radio a Babbo Natale per poter comunicare con gli altri, e da lì parte un casino perché Babbo Natale gli chiede aiuto per impacchettare i regali per tutti i bambini della città, gli manda 10 elfi, ma la bellezza di questa storia di Natale è che la magia risolutiva dell'avventura non viene compiuta né dagli elfi né da Babbo Natale, che anzi si cacciano in un macello inaudito, ma sono i bambini della città che riescono a salvare gli elfi, Babbo Natale, e a restituire alla città la gioia di vivere come una comunità. Quindi il libro è, il messaggio è illustrato, questa è una cosa simpatica, e per me rappresenta un nuovo inizio. Io credo molto che nel fatto che quando si fanno le cose, se si vogliono mettere al mondo determinati valori, il processo per costruire un prodotto debba seguire gli stessi valori che poi il prodotto deve incarnare. Anche se molte di queste cose il pubblico non le vedrà mai, però in realtà le percepisce, nel senso che ogni prodotto ha una sua carica energetica che si costruisce nel processo. Per cui, per esempio, in Elfi al quinto piano, che per me è un nuovo inizio, ho voluto prendere come illustratrice una artista di 18 anni che viene da un paesino di 7.000 abitanti nel sud dell'Austria, e questo è il suo primo libro. Per cui volevo che non fosse un nuovo inizio per me, ma che lo fosse anche per qualcun altro. E sono molto contenta dell'apprezzamento che sta ricevendo il suo lavoro, perché è molto bello il fatto che, diciamo, di avere la possibilità di offrire la mia piattaforma per l'emersione di un'altra artista. Questo è bellissimo, indica una coerenza a 360 gradi dentro e fuori ogni cosa che fai. Domanda di rito ormai di queste chiacchierate. Passando dai bambini agli adulti, c'è il nome di una donna che diresti dovremmo intervistare dopo di te, che ammiri tantissimo? Allora, io nominerei Valeria Cifarelli, che è la designer di La Falegnama e designer
che ha fondato Controprogetto, che è stato un progetto straordinario alla Stecca degli Artigiani, quando c'era a Milano la Stecca degli Artigiani, e, che faceva tutti arredi anche per locali così con materiali di risulta. E adesso Valeria ha iniziato, anche lei ha un nuovo inizio, e ha fondato una nuova società che si chiama Kidding, e fa arredi di stanze per bambini che sono spettacolari, tipo stanze a tema nautico, a tema di aerei, e sono veramente un progetto, una specie di Ikea super immaginifico. Lei è una, è, tra l'altro è tarantina come me, per cui mi fa anche piacere, diciamo, segnalare un'altra donna, un'altra artista e imprenditrice. Grandiosa, io ti ringrazio tantissimo Francesca per questa chiacchierata, è stata illuminante da più punti di vista, non solo strettamente imprenditoriali, e ricordo alle Beat Girls in ascolto che troverete tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto sotto al video e all'audio che trovate all'interno del sito beats-academy.it/forward podcast. Grazie ancora Francesca, grazie mille. Grazie, ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.